Un saluto agli amici di Mitico Snake e benvenuti nella rubrica Mitico Rubik, ovvero la rubrica dedicata solo ed esclusivamente al mondo del cubo di Rubik. Allora, prima di andare avanti con la sesta parte vera e propria della soluzione del cubo di Rubik, voglio ringraziarvi veramente tanto per quanto riguarda Instagram, perché vedo che questa serie vi sta piacendo veramente tanto. Nell'ultimo post abbiamo superato addirittura i 1000 like, quindi veramente ragazzi, non so veramente come ringraziarvi, ma intanto lo faccio veramente. Grazie, grazie veramente di cuore a tutti e noi andiamo avanti. Allora, nel video precedente abbiamo visto come portare verso l'alto tutti i cubetti del colore dell'ultimo strato. In questo video andremo a vedere come andare a sistemare i quattro angoli dell'ultimo strato. E di casi in cui potremo ritrovarci durante una nostra solve, ovvero risoluzione del cubo di Rubik, ne sono ben due. Quindi direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla. Amici di Mitico Snake, eccomi qua al banco. Come ho detto nell'introduzione di questo video, siamo arrivati alla sesta parte vera e propria della soluzione del cubo di Rubik 3x3. Allora, intanto qua potete vedere il cubo nuovissimo della Rubik's che mi è arrivato qualche giorno fa, e in realtà non so nemmeno che me lo abbia mandato. Non sono venuto qua, me lo sono trovato qua sul tavolo, ma ringrazio veramente di cuore a chi me lo ha mandato. Sinceramente non sono nemmeno riuscito a risalire al mittente di chi mi ha mandato questo cubo, ma veramente lo ringrazio veramente molto. Allora, mettiamolo da parte e riprendiamo il nostro cubo di Rubik 3x3 di cui stavamo facendo la soluzione. Nel video precedente abbiamo visto come portare il colore dell'ultimo strato verso l'alto. In questo video andremo a vedere come sistemare i quattro angoli. Allora, questo è uno dei primi casi che vi mostrerò, perché di casi dove troveremo angoli non ai loro posti ne sono due. Questo è uno dei primi. Per esempio, qua troviamo due angoli già composti, blu e giallo e verde e giallo. Ok, quindi questi due angoli dobbiamo fare in modo che stiano sulla nostra destra. Ok, i nostri due angoli completi li mettiamo sulla nostra destra e dobbiamo andare a sistemare questi due angoli, ovvero verde e bianco che passa da questa parte e blu e bianco che arriva da quest'altra parte. Quindi ripeto la configurazione: i due angoli completi sulla mia destra, e vado ad eseguire il seguente algoritmo che mi consente di andare a scambiare di posizione questi due, e farò R2 B'2 R F R' B'2 R F' R U. Ed ecco che sono andato a sistemare questi due angoli, lasciando inalterati questi due. Vediamo quest'altro caso qui, il secondo ed ultimo caso che potrebbe presentarsi per quanto riguarda gli angoli dell'ultimo strato. Qui possiamo subito vedere un angolo che sta al suo opposto, ma se andiamo in diagonale a lui, vediamo che l'altro angolo è composto anche lui. Quindi in questo caso abbiamo due angoli in diagonale che sono già nelle loro posizioni, ok? Mentre invece l'altra diagonale abbiamo altri due angoli che devono essere scambiati di posizione. Quindi questo verde e bianco che deve arrivare qua dietro e questo blu e giallo che deve arrivare qua davanti. La configurazione. Allora, la configurazione mi consiglia di seguire i due angoli già composti. Ok, quindi i due angoli composti devono essere messi in questo modo, così, in questo modo qua, dove mostrano le mie dita, quindi pollice e indice devono stare uno qua e l'altro da quest'altra parte del cubo, i due angoli composti, e noi andremo ad eseguire l'algoritmo che va a scambiare di posizione gli altri due. Ripeto nuovamente la configurazione: i due angoli composti li lasciamo così come mostrano le mie dita, pollice e indice, così, in questo modo, a parte che poi vi lascerò qua in sovrimpressione la configurazione con l'algoritmo come ho sempre fatto. Allora, i due angoli in diagonale come mostra il mio pollice e il mio indice, e lavoriamo su questi altri due facendo il seguente algoritmo: F R U' R'
U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' ed ecco che abbiamo lasciato inattirati questi due, abbiamo scambiato di posizione questi due angoli che erano scambiati di posizione tra loro. Sì, è vero, un algoritmo un po' lungo, però permette di scambiare due angoli in diagonale tra loro. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io penso di aver detto tutto e la cosa che faccio da quando abbiamo iniziato il mitico Rubik, anzi la cosa che vi dico è: disfate il vostro cubo e arrivate fino a questo video. Imparate a riconoscere uno dei due casi, ma soprattutto imparare l'algoritmo inerente a quel caso, perché veramente ragazzi serve molto imparare gli algoritmi. Ovvero, questo algoritmo, ovvero il secondo algoritmo che vi ho mostrato in questo video, è un po' lunghino, anch'io ci ho messo un po' di tempo, però serve veramente molto. Allora, io veramente ho finito questo video. Voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti e lasciate tutti i vostri pollicioni in su per farmi capire che questo video vi è piaciuto. Ed eccola qui, già lo sapete, parte la solita animazione, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. A voi non costa nulla, anzi io non chiedo nulla, ci mancherebbe altro, non lo farei mai. Per voi è gratis, a me aiuta moltissimo il canale. E voglio dirvi che sono presente anche su Instagram, come ho detto all'inizio di questo video, ve lo ricordo all'animazione @mythicalsnake, ma trovate il link al mio profilo Instagram qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui, domenica mattina, sul mio canale YouTube. Ciao! We'll be right back.